The Building, hotel 4 stelle al centro di Roma, presenta Gourmands, ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva, dove gustare il meglio dei sapori mediterranei. To make a change, just relax, take it easy. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Kossalter. If you want, you can marry, look at me. Ristorante Gourmands, presso Hotel The Building, in via Montebello 126, Roma. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. Roma Multiservizi S.P.A. da oltre 25 anni garantisce altissimi standard qualitativi e di sicurezza per il settore pubblico e privato. Operiamo nelle scuole, negli asili, in aree verdi ed edifici con servizi di sanificazione, assistenza, pulizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibilità. Siamo l'azienda leader nei servizi integrati con il 97,5% di soddisfazione del cliente. Contattaci sul sito romamultiservizi.it. Roma Multiservizi, la nostra professionalità al vostro servizio. Buonasera, ben trovati a un nuovo appuntamento di Terzo Millennio. Stiamo vivendo, lo sapete perfettamente, un periodo molto complicato, molto difficile dal punto di vista economico, dal punto di vista mentale. Ci aspettiamo un Natale complicato. Addirittura la stessa Amazon prevede un ribasso degli acquisti su Amazon, ragazzi, per quanto riguarda il Natale, quindi delle previsioni abbastanza fosche. Nonostante ciò, però, devo dire che in questo periodo, fortunatamente, la voglia poi degli italiani giustissima di uscire e di divertirsi la sta facendo da padrona, quindi in questo periodo sta tornando un po' di socialità, si riesce ad andare ogni tanto a cena fuori, i locali sono abbastanza pieni, è un periodo in cui c'è questa voglia fondamentale, importantissima, che fa da contraltare poi dai rincari esponenziali dell'energia, ma anche delle materie prime e dell'inflazione nel nostro paese, ragazzi, che è qualcosa di completamente folle. In questa situazione così molto, molto particolare e molto singolare, poi ci sono ancora strutture e situazioni che inaugurano e aprono nonostante il momento difficile, quelli che io chiamo gli imprenditori coraggiosi, quindi ogni tanto abbiamo il piacere poi di invitarli all'interno di questo programma libero. Diamo il ben tornato a Riccardo Corbucci, Presidente Commissione Roma Capitale, Statuto Innovazione Tecnologica. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera al Vicepresidente dell'Assemblea Capitolina Paolo Ferrara, buonasera. Buonasera. Oggi cerchiamo di parlare poco dell'inceneritore, perché sennò alla fine mi è andata a litigare. D'altronde non c'entra niente con quello. Esattamente, meno male. Diamo il bentornato al vicepresidente Confesercenti Fiepet Angelo Di Porto. Buonasera a tutti, buonasera. Bentornato. Do il ben arrivato ad Umberto Pezzoli, chef Sarcos. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. E al Presidente nazionale di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, buonasera.
Allora, innanzitutto Sarkozy rappresenta l'equilibrio dell'uomo che rispetta ciò che lo circonda, glorificando la propria vita e quella degli altri, ma non si priva della bellezza e dei piaceri che la vita stessa può offrirgli, sempre senza abusarne, usando la sapienza della parsimonia. Sarkozy è un uomo antico, un uomo dal sapere perduto, che rappresenta la speranza di un ritorno alle origini, la speranza di un uomo davvero pieno di valori, di cui abbiamo estremamente bisogno. Allora, innanzitutto devo dire una presentazione fantastica, bellissima. Inizierei, grazie, grazie. Inizierei subito da lei, chef. Sì. Ci parla di questo progetto. Innanzitutto il nome Sarkozy, che cosa evoca e per quale motivo? Prego. Allora, il nome Sarkozy praticamente è una divinità, diciamo così, è un eroe dell'antica Grecia, per il fatto che anche lì c'era poi tutto uno stile di vita, di alimentazione proprio primordiale, e in effetti noi siamo proprio Sarkozy primal taste, quindi il gusto primario, la semplicità, diciamo così, di queste carni pregiate. Quindi noi abbiamo all'interno del nostro ristorante, del nostro concept proprio di ristorazione, abbiamo proprio questo, il gusto proprio della vita, del piacere e della semplicità. Carne semplicemente fatta alla griglia, l'importante è che sia buona, tracciabile, che sia il più possibile anche bio, quindi con un'alimentazione sostenibile. Ecco, questo è l'equilibrio proprio del cibo primordiale, semplice, pulito, ma nello stesso tempo che dà anche il gusto vero, originale. Quindi ecco che è proprio l'originalità e la primordialità della carne. Poi tra l'altro in una zona importante di Roma, insomma, un'offerta sia per i romani che per i turisti, ma soprattutto il plauso per la voglia di fare impresa anche in questo periodo così difficile. Quindi un progetto importante, certo, no? Certo. Sì, è molto importante anche per il semplice fatto che è chiaro che noi abbiamo, siamo così sprovveduti, abbiamo fatto comunque tutti i nostri studi a livello proprio demografici, eccetera, e abbiamo capito che comunque sia, se noi restiamo fermi lì e, come si dice tra virgolette, ci piantiamo un po' addosso, non andiamo da nessuna parte. Ma a questo punto vuole essere proprio la reazione proprio di orgoglio, di imprenditoria e anche di ristorazione e ospitalità per una città come questa. Ci vuole proprio un po' di coraggio, anche assolutamente, perché Roma è stata una città che ha avuto coraggio, e il coraggio lo dobbiamo avere tutti i giorni, sempre e comunque. Il coraggio di valorizzare ovviamente il cibo meraviglioso della nostra Italia, il cibo meraviglioso della nostra Roma, anche perché lo ricordiamo sempre, abbiamo la più grande biodiversità al mondo e abbiamo dei prodotti veramente eccezionali. Quindi complimenti, chef, esatto, per questa bella iniziativa. Poi sicuramente verremo a trovarvi perché ci ha incuriosito con questa bella presentazione. Nel frattempo volevo chiedere, volevo sapere, perché so che i locali miracolosamente, fortunatamente, in questo periodo stanno andando, come va il Portico di Ottavia, vicepresidente? Beh, il Portico di Ottavia è una zona, un po' come tutto il centro storico, in questo periodo ha riscontrato un forte ritorno da parte del turismo, per cui noi ne siamo fortemente contenti, sia nel periodo stagionale che anche a questo ponte di Ogni Santi che è appena terminato in questo momento. C'è stato un boom nel C'era stato un boom, però la situazione non è tutta così rosea, perché se da una parte, come stavi anche annunciando dall'inizio, i consumi e le abitudini dei consumi degli italiani, delle famiglie medie, rimangono sempre le stesse, di andare a pranzo fuori, di andare a cena fuori, l'entità di questi consumi purtroppo è andata riducendosi. Io voglio dire due dati di Confesercenti che ci ha appena riferito il nostro presidente Patrizia De Luisa, il nostro presidente nazionale. C'è stata una riduzione dei consumi tra la stagione che si è appena terminata, parlo di quella estiva assieme al ponte, di 41,3 miliardi di euro. E tutto questo non può che essere ricollegabile a due elementi. Uno, l'abbiamo detto e ridetto, il minor potere d'acquisto delle famiglie,
causato sia dall'inflazione che dal caro bollette, e purtroppo anche le previsioni natalizie non sono delle migliori, perché parliamo di una proiezione di 2,5 miliardi in meno di consumi. Arrivando alle conclusioni, che cosa voglio dire? Che i primi guadagni, i soliti guadagni che avevano gli stessi i ristoratori oggi, sono erosi sia dal costo delle materie prime che è aumentato e sia delle utenze. Cioè, lei mi sta dicendo una cosa importante, mi perdoni, che nonostante c'è, questi sono dati assolutamente insindacabili, un ritorno importante del turismo della nostra città, perché la nostra città e soprattutto la bella Italia in questo periodo, in questo frangente, c'è un ritorno importante di un turismo, e nonostante i ristoranti sono abbastanza pieni, però guadagnano poco. Mi sta dicendo sì, questo? Sì, sto dicendo questo, lo faccio un po' crudo il discorso. Se vedete un ristorante pieno, sappiate che quelle entrate non sono più gli stessi guadagni che il ristoratore faceva nel periodo pre-Covid, perché sono erosi sia dal costo delle materie prime che dall'aumento delle utenze, per cui dobbiamo andare ad agire per aumentare il potere d'acquisto del consumatore medio. In qualche modo dobbiamo agire. E in che voi modo? Pensate che solo a Portico d'Ottavia un carciofo romanesco, ma anche un carciofo siciliano sardo, prima del Covid ci costava 50-60 centesimi, questo per fare l'esempio del carciofo, come chiaro, si fa l'esempio no, della zucchina. Ma chiaro, ma ci sta. Ad oggi lo andiamo a pagare 2,50 euro. Allora, mantenendo, cioè 5 volte di più. Mantenendo lo stesso prezzo di vendita, perché io più di 4,90 euro, 5 euro un carciofo, un prezzo di cartello dell'area, non lo possiamo mettere, no, non possiamo chiaro. Gravare sul consumatore finale. Per cui andiamoci piano nel dire che c'è stato un boom che consente di rialzare la testa a tutti chiaro. Questi esercenti. Mi vorrei, mi perdoni, vicepresidente, ricollegare velocemente a quello che abbiamo detto prima in apertura con lo chef Bezzoli, nel senso che il Portico d'Ottavia è un esempio virtuoso di quello che potrebbero diventare le grandi città italiane, Roma in primis. È una zona, una bomboniera dove ci sono 15-16 ristoranti, 17 esercizi di somministrazione, 17 esercizi di somministrazione che fanno più o meno tutti una cucina abbastanza tipica, no? Se non erro, ed è veramente un punto d'appoggio. Quindi che succede? Tu hai creato all'interno di un percorso turistico che una persona viene a fare a Roma, una serata la vai a fare al Portico d'Ottavia, cioè hai creato un percorso cittadino, che era un'idea tra virgolette che aveva inizialmente anche la politica. Poi cercheremo di capire se è un'idea che si è bloccata o se è un'idea in itinere, cioè di far diventare Roma la città del mangiar bene, no? Creando delle vie, delle cose. C'era questa idea inizialmente. Soprattutto la caratteristica particolare di Portico d'Ottavia non è solo l'offerta, che come stiamo dicendo 17 esercizi pesano molto, un polo ristorativo importante, quanto la qualità che cerchiamo di conservare su ogni ristorante, cercando gelosamente di mantenere inalterate quelle che sono le ricette storiche, perché poi la chiave di volta la fa il chilometro zero, il prodotto di qualità. Sicuramente chef Vezzoli concorderà con me, ma anche la sapienza con cui si trasmettono alcune ricette da generazione in generazione. Nel suo ristorante, per esempio, se non erro, mi perdoni, quando sono venuto c'è sua mamma, mia nonna. Si chiama Italia come la nostra patria da 84 anni, e mia zia Franca 75, ed entrambe insomma si portano appresso questa tradizione. Diciamo che la tradizione culinaria nelle famiglie ebraiche è molto matriarcale, per cui si trasmette di madre in figlia. Però c'è una garanzia lì, mi perdono, no, dico questo perché poi è importante, lì in realtà voi avete questa, chiamiamola fissa, ma una fissa buona, no? Quindi spesso parliamo di dipendenza, e questa è una dipendenza funzionale, dove per voi è fondamentale la filiera del cibo. Cioè, se uno viene da voi è strasicuro che la filiera segue un percorso di un certo tipo. Assolutamente sì, le nostre ricette non possono prescindere da alcune materie prime. Adesso io ne elenco due o tre: la concia di zucchine va fatta con la zucchina romanesca, il pomodoro a mezzo va fatto con il pomodoro casalino, per cui la tracciabilità per noi è fondamentale, cioè non si può prescindere dalla tracciabilità, e questo forse è un ulteriore elemento di garanzia della qualità del prodotto che finale. Paga anche, perché poi le persone quando vengono lì mangiano bene e sono sicuri di mangiare prodotti di alto profilo. È d'accordo chef Vezzoli in questo? Cioè è fondamentale saper scegliere,
ma anche un mantenere quel connubio tra tradizione. Lei mi ha parlato prima di i cibi primitivi, cibi in qualche modo primordiali, mi perdoni, primordiali, esattamente. Quindi è fondamentale la filiera, no? Cioè saper acquistare. Assolutamente sì. Assolutamente sì, anche per il semplice fatto che prima di tutto, come diceva prima il Presidente, riusciamo ad avere prodotti locali, automaticamente quindi è proprio un'economia proprio circolare locale, di territorio. Bene. Salvaguardare bene il territorio e svilupparlo, e comunque stiamo lì a andare in giro per l'Europa, andare a cercare la zucchina, il pomodoro, eccetera, quando invece noi ce l'abbiamo sotto casa, la nostra semplicità, il nostro gusto vero, autentico, come dicevo prima, il nostro gusto primordiale vero, è stato proprio lì davanti ai nostri occhi, che tutti i giorni ce l'abbiamo sul mercato rionale piuttosto che sul mercato, diciamo così, che viene svolto settimanalmente. Ecco, lì è molto importante, noi che cuciniamo, dico sempre che dovremmo mangiare e dovremmo consumare prodotti e non mangiare mai da sconosciuti. Conosciamo il nostro mercato, conosciamo la nostra realtà che ci circonda, automaticamente, ecco, lì troviamo la semplicità, l'equilibrio delle stagioni e la perfezione del gusto, quello vero, quello autentico. Bene. Viva l'economia circolare e i prodotti vicino a noi. Guardi, c'ha già impariamo a conoscere i custodi dei... impariamo a conoscere quelle persone che coltivano, che allevano e che producono prodotti veri. Già ci ha convinto, chef, glielo dico con grande franchezza, già ci ha convinto, siamo convinti, insomma, ha fatto una descrizione importante, che è una descrizione di un'attività nuova che apre a Roma e viva, di un'attività di ristorazione profilata e viva, ma soprattutto con un'attenzione importante ai prodotti, all'economia circolare, quindi far respirare tutta la filiera, e questo ci sembra importante. E soprattutto, come abbiamo detto col vicepresidente, come ci ha detto lei, oltre a far respirare la filiera, siamo sicuri di mangiare bene, perché poi i nostri prodotti, diciamo, sono i migliori al mondo. L'ha detto lei, lo possiamo dire con orgoglio. Esatto. È d'accordo, Presidente Mauriello? Noi ci rincontriamo dopo, diciamo, la vostra, una cosa che abbiamo fatto insieme, abbastanza piacevole, devo dire, il quarto congresso che ho avuto l'onore di moderare. Devo dire, abbiamo parlato tanto d'Italia lì. Sì, buon pomeriggio di nuovo. Quello che noi abbiamo fatto nel periodo, anche durante il Covid, abbiamo parlato moltissimo di Made in Italy, e ci fa piacere che anche il nuovo governo è partito con un ministero ad hoc a salvaguardare la gastronomia, diciamo, locale, salvaguardare il ciclo produttivo, cercare di dare la possibilità a chi viene nelle nostre città più importanti, storiche come Roma, di mangiare il cibo nostro italiano, è già oggi un salto di qualità importante, perché la globalizzazione ha portato una confusione totale, complessiva, dove la qualità è stata annientata rispetto all'uso commerciale, e è una cosa che è oggettiva e che abbiamo riscontrato con tantissime segnalazioni quando ci siamo occupati di Made in Italy, e che la gente ci segnalava che il cibo di ogni stagione non è un cibo, perché è un cibo senza sapore, e bisogna ritornare ad assaggiare, a gustare i cibi in base alla stagione per cui crescono, nascono e possono svilupparsi, anche perché quello è un ciclo produttivo che coincide con il ciclo di vita. Nel momento in cui noi assumiamo un prodotto, dobbiamo sapere che quel prodotto è previsto in quella stagione per delle finalità specifiche. Invece noi mangiamo l'anguria a Natale, che proprio non si può guardare. Mi piace l'approccio che hanno dimostrato, diciamo, gli ospiti rispetto a questa vicenda, alla cura e alla cultura locale. Una cosa però vorrei segnalare, ma non sempre con umiltà e garbo, e lei lo sa, se io non credo a quello che dice Amazon, non credo al fatto che si avrà una restrizione degli acquisti, non credo a queste cose.
La gente sarà anche per il Covid, sarà anche per i tanti risparmi che gli italiani fortunatamente conservano, ha ancora desiderio di spendere, ancora desiderio di scegliere la qualità, ancora desiderio di girare. E i dati che noi sviluppiamo, per esempio quando c'è un ponte, l'ultimo ponte di questi giorni, vediamo sold out dappertutto. Cioè, mi ha scritto una persona che ci segue e che mi diceva: Presidente, ma come meritocrazia mi fa piacere che non parlate di crisi, perché qui tutti cercano di creare una soggezione psicologica nei confronti dei cittadini, ma sta di fatto che io in questi giorni ho tentato di andare più o meno in 4 città differenti e collezionando circa una 60 di telefonate non ho trovato nulla libero, e non penso che questo sia il presupposto di una crisi. Noi ci siamo resi di una cosa e chiudo. In realtà bisogna iniziare a inondare le persone, la cittadinanza, di notizie positive. Bisogna dare anche notizie belle, basta questa oppressione psicologica delle brutte notizie, l'inflazione, il caro bollette, la guerra in Ucraina. Cerchiamo di vedere anche il risvolto, diciamo, se si può, se si deve cercare in tutti i modi di dare un riscontro differente alle persone. Come cambia la psicologia, cambia anche la disponibilità delle persone a vivere il meglio. Chiarissimo, Presidente Moriello, la fermo un attimo, che come al solito lei è un fiume in piena. Due domande velocissime. Allora, come vi posizionate riguardo la guerra in Ucraina? Nel senso, secondo lei è giusto continuare a mandare armi oppure bisogna trovare un'altra strada? Perché in realtà da molti rumors, molti voci ci dicono che la voce dell'Europa è poco influente in questo periodo, dovrebbe essere un pochino più influente. Volevo sapere il suo pensiero. E poi una delle prime cose dell'iniziativa del governo è l'innalzamento del tetto del contante. Su questo che ne pensa? Inizio con la prima, sì. Sull'Ucraina. Non cambiamo posizione, rimaniamo dell'idea che le guerre vanno evitate. E restiamo dell'idea che l'Europa debba svolga un ruolo cruciale in questa vicenda e non può essere portatrice semplicemente di decisioni altrui. Questo è un dato di fatto. Cerchiamo una centralità europea nel rispetto dei patti e dei trattati internazionali che hanno sottoscritto i paesi europei. Ma le armi sì o le armi no in futuro? Noi tanta parola, tanta diplomazia, molta diplomazia e senza... Vabbè, quindi no, ma risposto... La migliore arma è la diplomazia. Mi ha risposto non rispondendomi. Per quanto riguarda il contante? No, ho risposto, ho detto armi no. Armi no, perfetto. E per quanto riguarda l'innalzamento del tetto del contante, lo trovo giusto? Io trovo che l'innalzamento del contante non sia evasione fiscale. Chi pensa il contrario significa che non sa come viene a svilupparsi il commercio e le attività produttive e imprenditoriali. Perfetto. Il contante è la possibilità che ha un cittadino di gestire le proprie ricchezze o attraverso carte di credito. Ma scusi, direttore, ma ci rendiamo conto quanto si spende per una transazione fiscale con carta di credito? Iniziamo ad abbattere quello e non pensiamo poi al contante, perché col contante c'è un risparmio, questo nessuno lo dice. E poi il contante finisce sempre nell'attività commerciale, non ho mai visto nessuno che il contante lo piazza sottoterra aspettando che cresca. Tranne pochi episodi. C'era un grande studioso di economia americano che disse una cosa giustissima. Chi parla del contante come guaio e come difetto dell'evasione fiscale non ha capito come funziona l'economia, perché il contante, anche se uno evade, però non è il caso che è segnalato da meritocrazia, però come esempio lui diceva, anche se uno evade, quel denaro creerà comunque economia e sarà comunque tassato. Non esiste una parte, una fetta di denaro che possa essere utilizzata senza essere mai tassata.
Chiarissimo. Allora, Presidente Corbucci, che abbiamo messo tanta carne al fuoco. Innanzitutto abbiamo parlato dell'importanza della circolarità, una cosa che diciamo sempre, sta nel PNRR, quindi cercare di sviluppare e di implementare la filiera italiana e cercare soprattutto di valorizzare i nostri prodotti. Mi è piaciuto tantissimo quello che ha detto il vicepresidente Angelo Di Porto di Confesercenti, nel senso, loro, quando vai a mangiare da loro, tu hai la garanzia totale, completa, ma è proprio un punto di forza della filiera di quello che mangi. Secondo lei questo dovremmo estenderlo un po' più in modo trasversale, perché proteggiamo poco le nostre biodiversità. Poi, per quanto riguarda invece quello che ha detto Mauriello, loro si posizionano per un no nel bio delle armi e per un sì al contante. Lei che ne pensa? Troppa carne al fuoco? No, parto prima dalla cosa positiva, sì, perché sul resto ero un po' sconvolto da un po' di cose che sono state dette. No, per quanto riguarda Portico d'Ottavia, io più volte ho detto anche in sede istituzionale che a Portico d'Ottavia c'è un modello che andrebbe replicato nella città di Roma, perché lì c'è proprio l'idea che avremmo anche originariamente in testa e che abbiamo presentato anche in parte nel programma di Roberto Gualtieri, cioè c'è un'area pedonale nella quale convivono ovviamente 17 attività commerciali che però collaborano allo stesso tempo anche per la qualità della vita, diciamo, dei residenti, quindi tendono, diciamo, come dire, a tenere insieme sia l'aspetto ovviamente economico e del privato che investe, sia la possibilità ovviamente dei residenti di avere una qualità della vita che sia sufficientemente decorosa. E questo è un modello fondamentale, perché ovviamente anche per far sì che si possa promuovere non soltanto verso i turisti, ma soprattutto anche verso i nostri concittadini dei luoghi, diciamo, e dei ristoratori, è importante che ci sia questa, diciamo, comunanza di idee. Portico d'Ottavia questo si fa, in altre zone di Roma questo non avviene in questa modalità e purtroppo lo vediamo, diciamo, con le cronache da Trastevere, voglio dire. Però mi permetti, io devo dire, non posso non dirlo, devo una cosa: tante volte ci facciamo sfuggire le occasioni. Io, è una cosa che già ho detto un po' di tempo fa, si parla tanto del siamo dipendenti, no, da TripAdvisor, che danno i voti ai ristoranti. Beh, era successo un po' di mesi fa che TripAdvisor aveva selezionato, anzi gli utenti di TripAdvisor ancora meglio, avevano detto che la cucina romana era la migliore al mondo. È una cosa che potete tranquillamente verificare, sarà stato 6-7 mesi fa, 5, non lo so, sono troppo anziano per ricordarmi esattamente la data, però questa cosa, c'è stato un plauso da parte della politica, ah sì che bello, ma non è stato fatto nulla. Perché ci siamo fatti sfuggire questa, beh, no, no, questo nulla, assist alle vie del su punto. Nulla non sono d'accordo, perché il Consiglio Comunale proprio la settimana scorsa ha votato, diciamo, in Assemblea Capitolina un provvedimento della Commissione Commercio, della Commissione Turismo sulle vie del food, che appunto è proprio il tentativo di portare dei distretti, diciamo, che portino le eccellenze alimentari della città nei 15 municipi della capitale. È un primo ovviamente tentativo. Quindi, diciamo, l'idea del food comunque c'è. No, cioè, l'abbiamo addirittura approvata, è già, diciamo, operativa. Però noi cittadini, municipi, se non vedere, non toccare, mi perdoni. C'è ragione, e quindi però vedremo sorgere nei municipi della capitale, anche quelli più periferici, perché poi ovviamente noi abbiamo delle eccellenze nel centro di Roma, ma vogliamo anche svilupparle nel resto, diciamo, dei nostri quartieri, quindi ci sarà questo avvio di progetto. E credo però che sia importantissimo da questo punto di vista mettere anche a sistema quelle che sono oggi le eccellenze con quella che è il tentativo che noi dobbiamo fare come amministrazione comunale di prepararci a quello che sarà il primo grande evento, no? Il giubileo nel 2025, parlavamo oggi del ritorno dei turisti, questo è vero, ma mancano ancora un enorme numero di turisti, perché non abbiamo ad esempio il turismo russo, che era un turismo, ecco, particolarmente di qualità, c'è poco turismo anche da parte non orientale. Abbiamo il turismo russo, ci credo, ovviamente. Siamo in guerra. Abbiamo sentito il presidente di, perché questo è interessante, poi vorrei sentire anche Ferrara, nel frattempo del ben arrivato al presidente di Asso Tabaccai Confesercenti, Gianfranco Labib. Grazie. Cioè, grazie, mi perdoni, grazie. Ma io, lei sta facendo una scalata pazzesca. Non la posso lasciare 6 mesi che mi diventa presidente nazionale. Faccio le cose velocemente, altrimenti non riusciamo. Sarà bravo, che ne so. Allora, per quanto riguarda, abbiamo sentito il presidente nazionale di meritocrazia dire una cosa ben precisa, nel senso, secondo lui, diplomazia sì, invio di armi no. Secondo me, se non ci fossero inviate le armi,
penso che non saremmo arrivati al momento attuale, cioè avremmo e qual è il momento attuale? Un impasse della guerra in Ucraina, dove ovviamente la Russia non è riuscita nell'avanzata lampo che aveva previsto Putin e che si sarebbe fermata soltanto quando la Russia l'avesse deciso, probabilmente dopo i referendum farlocchi che ci sono stati. Questo ci sta consentendo di prendere tempo, di metterci nelle condizioni di reagire al momento di guerra che stiamo vivendo, di tentare di arginare quelle che sono le conseguenze anche per noi delle sanzioni, che erano l'unico strumento che noi potevamo mettere in campo per non scendere direttamente in guerra in difesa di uno Stato sovrano che veniva invaso. E quindi io credo che oggi si può discutere anche di non inviare altre armi, semplicemente perché ci sono stati degli stati che hanno inviato le armi necessarie a fermare quell'avanzata e oggi a consentire agli ucraini di resistere a quella che è un'aggressione che abbiamo avuto nel cuore dell'Europa. Chiaro. Quindi sinceramente da questo punto di vista oggi parlare di diplomazia quando Medved ogni giorno dichiara con tutta l'ideologia e l'intelligenza russa che vuole annientare l'Occidente e l'Europa, mi sembra, diciamo, quantomeno non stare dentro la situazione internazionale. Ferrara. Poi io mi auguro che ci sia ovviamente la pace prima possibile. Ce lo auguriamo tutti. Ferrara, qual è il suo punto? Intanto lasciami dire una cosa, faccio un piccolo passo indietro. Prego. Poi arrivo... Non ho avuto domanda che Amazon abbia detto che nel prossimo anno ridurrà le entrate. Ricordiamo che sotto pandemia ha raddoppiato i capitali, per cui voglio dire, se parte da quel presupposto probabilmente continuano a guadagnare molto di più di quello che dicono. Lasciamolo dire. Bene. Detto questo, noi sull'invio delle armi non siamo stati mai d'accordo, non lo siamo neanche adesso. Molto spesso queste armi finiscono nelle mani di chi invade. E non credo che sia la soluzione. 50 miliardi di euro diamole alle scuole, diamole ai ragazzi che hanno bisogno di sostegno in questo momento, ma soprattutto diamole al tessuto sociale ed economico che in questo momento sta soffrendo, perché secondo me bisogna pensare anche un po' a loro in questo caso. Altri discorsi legati al contante, la nostra opposizione è stata netta su questo, ma non l'ha detto il Movimento 5 Stelle, non lo dice Paola Ferrara, l'ha detto l'Istat e anche Banca Italia, che aumentare la soglia del contante, dell'utilizzo del contante, provoca un aumento dell'evasione, per cui lo dicono i dati e le statistiche. E dopodiché vediamo a cosa può servire, forse a far girare le persone con le valigette, non lo so, ma quale cittadino va in giro con 10.000 euro in tasca? Parliamo di persone che in questo momento sono in piena crisi economica, parliamo di ristoranti che chiudono, parliamo di un'economia ferma per la pandemia, per la guerra, di caro bollette, la gente non riesce a pagare 250 euro di bolletta e va in giro con 10.000 euro in tasca. Però dopodiché sono d'accordo che il discorso delle banche, dobbiamo abbattere quelli che sono i costi, e qui il governo deve fare la sua parte, è chiaro, una e l'altra, senza dubbio. Sì, però nel frattempo l'Abib mi ha alzato la mano dicendo: chi è che non c'ho 10.000 euro? Lei c'ha io 10 non ce li ho in tasca. Lei c'ha 10.000 euro. I tabaccai vanno in giro con 10.000 euro o anche di più, perché sono costretti dallo Stato a pagare in contanti la propria merce. Perché lo Stato non ti permette di pagare con la moneta elettronica. Ma non è che sono tutti tabaccai in Italia? 55.000 sì. Quindi ho capito, dobbiamo tutelarli. Allora facciamo una legge che dice che loro magari nelle transazioni sono agevolati, ma non che facciamo girare la gente con 10.000 euro in mano per altri motivi, però, no? Perdonatemi, sono entrato per ultimo e noi abbiamo presentato 6 emendamenti e 6 emendamenti presentati dalla nostra, diciamo, posizione di Confesercenti sono stati bocciati anche dal Movimento 5 Stelle. Erano l'esenzione dei tabaccai proprio... per il discorso della moneta elettronica, ma probabilmente saranno stati emendamenti collegati ad altri, voglio dire. Adesso non so quello che c'è in Parlamento, io faccio il consigliere comunale, però detto questo, io vorrei sapere chi è che gira oltre i tabaccai con 10.000 euro in tasca. I cittadini normali girano con 10.000 euro in tasca. Ma in Europa. Però perché noi non vediamo quello che succede all'estero quando ci conviene, lo vediamo soltanto quando vogliamo fare delle leggi restrittive? Ovviamente all'estero non hanno i dati che da Banca Italia sull'evasione fiscale. Sì, ma Banca hanno Italia, leggi differenti, che, però hanno leggi differenti, Banca Italia, non hanno gli evasori che abbiamo noi. Non ci dimentichiamo che Banca Italia, il capitale di Banca Italia, è compartecipato dalle maggiori banche italiane che hanno interesse a non far girare il contante ma utilizzare moneta elettronica. Ci sono dei dati, voglio dire, però, ci sono dei dati effettivi che hanno dato, lo dice anche l'Istat, sono gli stessi dati. Istat non c'ha i conti correnti. Ma limitare il contante e utilizzare la moneta elettronica è un vantaggio anche per noi, però prima facciamo una legge a favore dei cittadini e poi limitiamo il contante, non ci diamo la zappa sui piedi. Però non possiamo nemmeno fare una campagna elettorale dove diciamo che vogliamo abbattere l'evasione fiscale e poi fare il contrario. Ma io dico questo, ma l'evasione fiscale si hanno parlato di lotta all'evasione fiscale, la prima cosa che fa il governo invece di aiutare i cittadini con le bollette aumenta il tetto del contante, è pazzesco. Ma cioè io dico, il primo atto del Presidente del Consiglio è quello di dire aumentiamo il tetto all'utilizzo dei contanti invece di cercare di trovare una soluzione alle bollette dei cittadini. Se permetti io sto con i cittadini. Perdonami, ma io faccio il cittadino. Sembra di no, però.
Ma no, ma non è vero, non è vero che facciamo come no, è sempre il solito discorso, se non siamo d'accordo sono i benzinai, sono i benzinai, i tabaccai, 39 milioni, quanti sono? 60 quanto, milioni di persone vivono in questo quanto paese. Quanto è che noi limitiamo il contante? Direttore, prego, Riello, prego. Se posso, non mi piace questo, diciamo, approccio o con me o avete tutti torto. Non esiste questa cosa. Ognuno può avere legittimamente le sue idee, io non contesto le idee degli altri. Il signore, il consigliere comunale che sta parlando per i 5 Stelle ha ragione, ha tutte le ragioni del mondo, però non si dica che i 10.000 euro nessuno può girare con 10.000 euro oppure c'è sicuramente un'evasione. Perché si dice una cosa assolutamente errata. Ma non lo dico io, lo dice l'Istat. Non mi faccia finire. Mi faccia finire. L'approccio che si deve dare, si deve iniziare a dare un approccio corretto, informativo. Come ha detto il Presidente Nazionale dei Tabaccai, ci sono diverse attività che vengono esercitate attraverso, necessariamente attraverso il contante, e non è solo questo, è anche il terziario nel siderurgico. Ci sono tante realtà che sono in difficoltà per questo motivo. Ora, dire che chi gira coi contanti deve commettere un reato, secondo me significa dire che la libertà delle persone non esiste. Allora io non vorrei prendere la posizione del Presidente Meloni, perché come sa Meritocrazia Italia è al di fuori proprio dell'ideologia e degli schieramenti, però iniziamo a dare alle persone le informazioni corrette, non chiamiamo evasore una persona. Ma io però lei mi mette in bocca parole che non ho detto, io non ho mai detto che comunque le persone che girano con contante sono evasori. Dico che chi ci ascolta in questo momento, la maggior parte dei cittadini non girano con 10.000 euro, questo dico in tasca. Lei sta dando indicazioni populiste. Ma non sono populiste. L'approccio deve essere tecnico, non populista. Se un soggetto va dal ristoratore Vezzoli e paga una cena a 2.500 euro e paga in contanti, non ha evaso niente. Diamo informazioni corrette. Ma nessuno ha detto questo. Io sto dicendo altro. Sto dicendo che chi ci ascolta, la maggior parte dei cittadini non girano con 10.000 euro in tasca. Non ne hanno bisogno di questa legge. Allora facciamo la legge solo per quelli che ne hanno bisogno, non per 60 milioni di persone. Perché l'Istat dice che porta evasione. Ragazzi, non si capisce niente. L'Istat dice che porta evasione. Presidente Corbucci, Ferrara. Da una parte, una cosa sola vorrei dire. Ferrara, per cortesia, grazie. Aspetti, dopo vengo da lei. Corbucci, che ne pensa del contante? Allora, che ne pensate voi? Io credo che intanto è evidente, diciamo, che l'innalzamento del contante purtroppo, diciamo, non cambia nulla per le famiglie, perché la maggior parte delle famiglie, su questo concordo con Ferrara, non hanno in tasca 5.000 o 10.000 euro, e quindi questo non è un provvedimento a favore delle famiglie che sono in difficoltà. Può essere un provvedimento che aiuta alcune categorie, sicuramente quelle del commercio in modo particolare, quindi su questo, diciamo, sono persino favorevole e andrebbe determinato, diciamo, per alcune categorie. Sicuramente però ci dobbiamo dire che aiuta anche determinate categorie che fanno uso di illegalità, perché la criminalità organizzata è il più grande, diciamo, in questo momento fornitore di contanti che devono essere in qualche modo riciclati, e quindi chiaramente questo aiuta la criminalità, aiuta sicuramente chi paga in nero qualcuno che viene assunto, e questo è un dato però di fatto, lì mi perdoni, ovviamente. Apriamo. E quindi quello che dico io è che è un provvedimento che indubbiamente ha un impatto, probabilmente ha un impatto anche sul PIL, probabilmente lo ha. Dobbiamo capire se è un impatto che invece dà un vantaggio alle famiglie che invece cercano di avere in questione. Però un ristorante, questioni fiscali hanno impatto sul PIL. Buoni un attimo, ragazzi, per favore. Ferrara, per favore, allora di porto, però un ristorante per capire, no? Io vengo al suo ristorante, pago in contanti e lei mi fa una ricevuta. Io spendo 2.000 euro, me lo posso permettere, ne spendo 4.000, me lo posso permettere, non ho fatto nulla di illegale. Assolutamente okay. No. Se invece, aspetti, faccia finire, se invece pago con la carta, quanto vi costa poi? Ecco, io qui volevo arrivare, grazie della domanda che mi ha anticipato Andrea. Qui abbiamo visto lievitare dagli ultimi 4-5 anni, anche complice il Covid, che ha fatto sì che per motivi proprio di contagiosità era meglio non avere il contatto con il denaro, gli oneri
bancari e le commissioni bancarie per ogni transata alle stelle. Ora io non voglio sparare i numeri. No, spari, così. Spari, a noi ci piace. Però stanno incidendo sempre di più. Per cui fondamentalmente non è il problema dell'evasione, quanto essere costretti a andare sotto un onere bancario per ogni transazione che diventa sempre più invasivo. Quant'è questo onere? Per alcune carte, alcuni circuiti, lo 0,50, altri 1 euro, altri 1,50 euro, persino American Express va dai 2 euro ai 2,50 euro. Ora poi, a transazione? A transazione. No, 2,50%. 4%. Quindi il 4%. Questo 4%, chi se lo pappa? Le banche. Sicuramente le banche. Ed è questo grande problema. Ma l'American Express. Ma questo è un problema che purtroppo l'hanno subito, e noi le rappresentiamo anche in parte, anche i piccoli artigiani con l'obbligo del POS. Ora, al di là, come diceva il collega Labib, che il contante purtroppo non si può togliere perché alcune spese vanno, purtroppo passano per forza per i contanti. I tabaccai dicevano che devono acquistare per forza in contanti. Oppure abbassi le transazioni delle banche. Oppure abbassi. Allora, in un mondo utopico dove. Sarebbe una bella legge da fare al posto di quell'altro. Magari. Dove le transazioni delle banche non avvengono in maniera privata, da banca a banca, e i portali si paga lo 0,1%, 2%, tutti uguali, ben venga tutto transato. Però perdonatemi, no? Ma io, se fossi una banca, io faccio impresa, ma perché devo sottostare a una legge del governo che mi dice quanto io devo far pagare la mia commissione? Io non dico, se la banca... Allora, se la banca ha un listino e occupa quel listino, è competitiva se fa dei prezzi più bassi, è meno competitiva se li fa più alti, ma è una libera impresa. Chiaro. Perché io come Stato devo andare a limitare la libera impresa di un sistema bancario? Io non devo dare a loro... Ma perché le banche fanno, mi perdoni, perché le banche fanno come gli pare? Perché in Italia non c'è un controllo sul sistema bancario? Mi perdoni, perché non conviene allo Stato andare a limitare. L'ha detto lei prima, perché la Banca d'Italia è composta al 90% da istituti bancari privati e non fanno gli interessi ai cittadini. Ma finché un governo dovrebbe menare lì, perdonatemi, ma un governo ma finché menare no, però perdonami Andrea, il governo ha delegato alle banche il controllo sulla fiscalità di un sì, di un ma manca, capisci, manca la Banca d'Italia, manca si chiama Banca d'Italia perché è la Banca d'Italia. E da chi è compartecipata? Appunto, quindi non è la Banca d'Italia, è la banca delle banche. È per quello che non possiamo attenerci a determinate situazioni. Dobbiamo essere liberi. State ignorando anche una forma, una sorta di massoneria che sempre inciso nella politica da un punto di vista delle banche. Oggi io mi chiudo il programma, sicuro, sicuro, finora l'ho sempre annunciato, oggi mi chiudo. Colpa di riporto, però, da Monti sino a Draghi hanno sempre fatto gli interessi delle banche, per cui il consumatore ecco, medio... appunto, ci mancava la ciliegina. Addio, è stato bello, vai, vai. Il consumatore medio non si è mai tutelato fino in fondo, e questa è la realtà, la piccola media impresa si è tutelato l'interesse dell'alta finanza, che ovviamente transa tutto perché l'e-commerce è tutto transato, ma pagano un decimo di tasse, non si è mai messi nei panni di coloro che invece hanno il piccolo esercizio, la piccola media azienda che lotta con queste realtà. No, mi sembra questo un punto assolutamente interessante. Se saremo ancora in onda, ci vediamo settimana prossima, sentiremo il stesso parterre di ospiti, poi Pezzoli ci racconta poi settimana prossima voi che ne pensate, dato che avete aperto una nuova struttura importante a Roma, di questo tetto del contante, perché a parte il mangiar bene bisogna pure capire quelle che sono le cose più funzionali per la nostra ristorazione. Ringrazio tutti gli ospiti dell'odierna puntata. Grazie. L'appuntamento con noi torna immancabilmente settimana prossima.
Roma Multiservizi S.P.A. da oltre 25 anni garantisce altissimi standard qualitativi e di sicurezza per il settore pubblico e privato. Operiamo nelle scuole, negli asili, in aree verdi ed edifici con servizi di sanificazione, assistenza, pulizia, igiene, manutenzione, sicurezza e agibilità. Siamo un'azienda leader nei servizi integrati con il 97,5% di soddisfazione del cliente. Contattaci sul sito romamultiservizi.it. Roma Multiservizi, la nostra professionalità al vostro servizio. The Building, hotel 4 stelle al centro di Roma, presenta Gourmands. Ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva, dove gustare il meglio dei sapori mediterranei. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Kossalter. If you want, you can marry, look at me. Ristorante Gourmands, presso Hotel The Building, in via Montebello 126, Roma. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story.